Grande Fratello NIP, ma con due VIP. Oggi, 17 aprile, ritorna in onda la casa più amata d'Italia, svelati i primi 7 concorrenti. Torna finalmente il reality più amato e a condurlo è proprio lei, Barbara D'Urso. Come dimenticare il suo ragazzi? Presente nelle edizioni più fortunate del GF, vinte da persone che in seguito hanno comunque preso un proprio posto nella TV italiana. Il momento è vicino, la prima puntata andrà in onda oggi, 17 aprile, e tutti sono curiosi di sapere chi saranno questi NIP, dovrebbero essere tutti volti sconosciuti alla televisione, invece qualche faccia la conosciamo già. Il Toy Boy di Stefania Pezzopane. Impossibile non aver visto già il suo volto se si segue Striscia la Notizia, oppure gli altri programmi condotti da Barbarella. Stiamo parlando di Simone Coccia, ex spogliarellista, noto per essere il fidanzato di Stefania Pezzopane, senatrice del PD. I due hanno ricevuto il tappiro dell'amore da Valerio Staffeli, proprio mentre stavano andando a Domenica Live per parteciparvi come ospiti, perché Simone aveva finto di essere finalista del concorso di bellezza Il più bello d'Italia indossando la fascia del secondo classificato. I due si sono definiti la coppia più bella del mondo, ma gli anni che li separano sono parecchi e a molti è balenato in testa che il toy boy della senatrice sia in realtà innamorato più della TV che della donna. Il nuovo concorrente del Grande Fratello è infatti avvertito, le donne mi fanno perdere la testa, saranno un problema. La ladra del telegatto. Ha già calcato il palco televisivo sempre grazie alla D'Urso, lei è Lucia Bramieri, la nuora di Gino Bramieri, grande attore comico. Chi non l'ha vista difendersi dall'accusa di aver rubato il telegatto al suocero, proprio mettendolo in bella mostra a Domenica Live? Spetta a me. È il suo motto, chissà se sarà lo stesso per il primo posto nel cuore degli spettatori. I volti nuovi del cancelletto GF di quest'anno sono invece: Lucia Orlando, commessa romana, 28 anni, con un gran sorriso. Filippo Contri, 25 anni, romano, si definisce il classico bravo ragazzo. Simone Poccia, 23 anni, vuole dimostrare di non essere solo bello. Valerio Logrieco, 29 anni. Lavora in un'azienda a Milano e si definisce molto determinato. Alberto Mezzetti, 34 anni, soprannominato Tarzan dalla D'Urso, è molto amato da ogni Jane. Vi ricordate di Kieran McCallie? Ha partecipato al Grande Fratello 12 e, proprio in questi giorni in cui si parla molto della nuova edizione, spunta un'altra triste notizia sul suo conto. Già quest'estate il giovane 31enne era stato arrestato per aver aggredito i suoi genitori adottivi, ora finisce di nuovo in manette per aver molestato la sua ex fidanzata addirittura minacciandola. Kieran è il classico esempio che le luci dei riflettori non rivelano tutto di una persona, la vera vita va vissuta al di fuori di uno studio televisivo, in cui non ci sono regole ma bisogna comunque saper giocare bene. Cancelletto GF NIP Cancelletto Barbara D'Urso.